Dal dramma familiare alla difficoltà sociale, economica, psicologica, sono i padri separati che devono fare i conti, oltre che con l'affetto perso della famiglia, anche con quelli economici. Stipendi che si assottigliano per gli alimenti, per mantenere i figli e magari per completare il mutuo della casa che hanno dovuto lasciare. E molti di loro non ce la fanno. Lo sa bene padre Clemente, francescano, che nei 4 centri gestiti dall'ordine religioso ospita 600 nullatenenti, 80 dei quali padri separati. Separati tutti italiani e ovviamente a questi dedichiamo un'attenzione particolare, perché se non si fa subito fin dall'inizio una terapia di sostegno sono a rischio e quindi possono diventare dei clochard veri e propri. Un fenomeno in crescita a cui tentano di dare una risposta anche le istituzioni, offrendo un contributo minimo. Si cerca anche di trovare un lavoro per quelli che per depressione o per contingenza economica lo hanno perso. Il Comune di Milano offre case per la loro provvisoria difficoltà, cercando di evitare che diventino un ghetto, anche se bisognerà nei prossimi centri di accoglienza destinare una quota loro. Il Comune di Milano ha già destinato ai padri separati 2 appartamenti dove possono stare o 2 o 3 o 4 di queste persone, che poi andranno a vivere in una residenza che troveranno sulla base delle proprie possibilità e del proprio lavoro.